Oggi mi sono divertita nel realizzare delle piccole meringhe, ispirandomi naturalmente alla bandiera italiana. Volete scoprire la ricetta? Prepariamola insieme! Versate nel boccale del robot lo zucchero semolato, fino a farlo diventare zucchero a velo. Mescolate, aggiungete la farfalla, gli albumi, il succo del limone, l'estratto di vaniglia. Mescolate gli ingredienti fra loro, sempre con la farfalla, e voilà! Mescolate, fate riandare il robot un altro pochino. Ora la meringa è perfetta. Mettete in 3 ciotoline del colorante più la meringa, mescolate bene. Naturalmente i colori saranno verde, rosso e bianco. Trasferite il tutto nelle sacca poche, munite di beccuccio piccolo. Ricoprite una leccata da forno con carta forno e formate dei piccoli ciuffettini. Eccoli qua, tutti in fila, bianchi, rossi e verdi. Inforniamo in forno preriscaldato ventilato a 120 gradi per 10 minuti, dopodiché scenderemo a 100 gradi per circa un'ora. Una volta pronti non li sfornate, lasciate lo sportello leggermente aperto, si dovranno asciugare. Naturalmente per la cottura verificate sempre perché ogni forno è a sé. Questa è una ricetta velocissima, realizzata con il robot, ma potete realizzarla anche con la planetaria o frusta a mano. Nel mio blog vi ricordo che troverete altri tipi di meringhe realizzate con la planetaria o frusta a mano. Il blog è www.monicaincucina.it. Ma che dite? Li trovate deliziosi? Dei piccoli bocconcini, buoni in qualsiasi momento della giornata, carini anche da regalare. Sono troppo buoni. Ecco la Brigitte che è qui con me, che non manca mai nelle mie creazioni. Ma sentiamo come sono venute queste meringhine. Buonissima! Vi assicuro che ora queste le divorerò tutte. Troppo buone! Ora tocca a voi provare a realizzarle. La ricetta la trovate nel mio blog www.monicaincucina.it. Io vi aspetto presto con nuove ricette. Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un like. Ciao da Monica e da Brigitte naturalmente. E alla prossima ricetta! Iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati su nuove ricette. Thank you.